Ci eravamo accorti che i presidi che avevamo, che ci avevano passato i cinesi, i farmaci, gli schemi di ventilazione meccanica, che poi noi essendo intensivisti abbiamo modificato, e non erano sufficienti, avevamo bisogno di un'arma diversa. E quindi abbiamo iniziato a ragionarci su. Nel contempo il mio ematologo, che è il professor Franchini, ha iniziato a ragionare col professor Perotti di Pavia e da loro è nata questa idea di utilizzare il siero iperimmune, che noi come clinical investigator clinici, cioè arruolatori di pazienti, abbiamo sposato immediatamente, perché noi avevamo bisogno di utilizzare un'arma che andasse a colpire, no? Come immaginiamoci in una staffetta di atleti, il passaggio del testimone che va a distruggere quello che è il coronavirus. Non avevamo farmaci in quest'ambito. Non è un'invenzione, io l'ho detto in tutte le salse, perché adesso, pur di screditare il nostro lavoro, ci vengono a dire: ma noi non avete inventato niente, è una cosa che è stata utilizzata ai tempi della SARS, ai tempi della difterite, ai tempi della spagnola. È verissimo, non abbiamo inventato niente, ma prima di noi nessuno l'ha usata questa strategia terapeutica. Secondo lei, che cosa ha mosso tutti questi, quelli che io chiamo virologi da salotto TV? Innanzitutto c'è l'invidia. L'invidia perché la scoperta viene da due poli periferici. Pavia è vero che è un'università, ma non è Bethesda, non è certo Sydney, non è certo il Gemelli di Roma. Mantova addirittura è un piccolo ospedale, seppur di grandissime professionalità, ma un ospedale provinciale. Hanno espresso un grandissimo esempio di un trattamento della pandemia. Dopo c'è stata questa, diciamo, levata di scudi contro questo tipo di trattamento perché l'obiettivo probabilmente era quello di screditarlo a favore di altre strategie terapeutiche, ma io ho sempre detto che è l'atteggiamento più sbagliato possibile. Tutte le strategie terapeutiche devono essere utilizzate.